trovo a Taranto, precisamente in via Lama. Vedete questa stradina, che è una stradina privata, fuoriesce, sporge su via Lama. E come vedete è pericolosissima, perché non fai neanche in tempo ad uscire con la parte anteriore, con il muso della macchina, che di fatto rischi di essere travolto. Ma i pericoli sussistono anche per i pedoni ogni qualvolta escono dalle stradine, dalle traverse di via Lama. Rischiano davvero di essere travolti dalle auto e scaraventati per aria. Una zona pericolosissima dunque, vuoi per i pedoni, vuoi per gli automobilisti. E allora cerchiamo di creare delle situazioni minime, almeno per garantire un minimo di sicurezza. Per esempio mettere uno specchio, questa potrebbe essere una prima soluzione. Ma notiamo anche che soprattutto nelle ore serali e notturne le macchine sfrecciano, e di qui la necessità di mettere un dissuasore di velocità, volgarmente detto dosso. Per la verità, vedete, poco più avanti già c'era e serviva, diciamo, a diminuire i rischi. C'è ancora il segno del dosso preesistente e poi non si sa per quale motivo, appunto, eliminato. Quindi è una situazione molto particolare, molto rischiosa. Vedete, qui sto simulando, fate conto che io sia in macchina, e appena ti sporgi, una macchina che magari procede ad elevata velocità rischia di tranciarti, così come ci sarebbero nella zona altre situazioni a rischio, altri marciapiedi, altre situazioni di guardaggio, per esempio i marciapiedi. Questi, vedete, sono troppo stretti, non sono neanche a norma, ma potrei capire, vista appunto la situazione particolare della carreggiata. Ma ciò che mi preme sottolineare, di qui l'appello che farò anche nelle sedi istituzionali al sindaco, al comandante della polizia municipale, ai dirigenti inerenti all'ufficio viabilità, che praticamente qui è a serio rischio la pubblica incolumità. Le persone non possono rischiare di essere travolte. Troviamo una soluzione minima, almeno, lo ripeto, uno specchio.